Dal 2009 ogni anno si celebra l'Ada Lovelace Day, che commemora e incoraggia l'impegno delle donne nelle materie scientifiche e tecnologiche, prendendo ispirazione da Ada, contessa di Lovelace, considerata da molti la prima programmatrice informatica della storia. La figura di questa nobildonna dell'Ottocento, figlia del poeta romantico Byron, è morta come lui, prematuramente a soli 36 anni, e circondata da un'aura leggendaria. Avviata agli studi matematici fin da piccola dalla madre Annabella Milbank, non può però conseguire una formazione regolare perché all'epoca gli istituti superiori, le università e persino le biblioteche sono precluse alle donne. L'appartenenza a un ceto elevato, oltre che al sesso femminile, le impone inoltre l'obbligo sociale di sposarsi e di generare degli eredi. La sua vocazione scientifica viene perciò coltivata con discontinuità, solo grazie a insegnanti privati, finché nella sua vita entra il matematico Charles Babbage, che diverrà suo mentore e grande amico. Egli ha progettato una macchina differenziale, una sorta di primitivo calcolatore meccanico, di cui mostra un modellino ai frequentatori del suo salotto. Ada rimane affascinata dall'invenzione e ancora di più dalla successiva macchina analitica, un calcolatore programmabile per mezzo di schede perforate. Perciò Ada accetta di tradurre dal francese un articolo sul suo funzionamento scritto dall'ingegnere italiano Luigi Menabrea. Il suo maggiore contributo scientifico è in effetti questa traduzione, corredata da lunghe note, frutto della sua riflessione personale e del fitto scambio di idee con Babbage. L'ultima di queste note, in particolare, contiene un esempio di programma per il calcolatore, ovvero un primitivo software. Gli storici della scienza sono divisi sulla reale importanza avuta da Ada e dallo stesso Babbage nella nascita dell'informatica, soprattutto perché la macchina analitica non venne mai realizzata e molti hanno voluto ridimensionare il mito di Lovelace come prima programmatrice della storia. Nessuno però ha messo mai in dubbio la brillante intelligenza di questa donna che ha saputo intuire l'importanza dei calcolatori, anche in campi diversi da quello dei numeri, prefigurando la loro applicazione nell'elaborazione di immagini, testi, musica, ovvero anticipando, forse anche per via di una certa dose di immaginazione che le veniva dal padre Byron, la versatilità dei moderni computer.